Eccoci e bentornati sul mio canale. Riprendiamo con il mio villaggio qui su Clash of Clans. Sto facendo una bella truppetta di 180 unità perché mi ha finito un altro accampamento, così almeno adesso abbiamo ben 180 unità per andare all'attacco, per prendere un po' di risorse e fare un nuovo potenziamento. Che cosa è successo in questi giorni come miglioramenti al mio villaggetto? Vi faccio vedere subito che ho messo a potenziare anche gli estrattori di elisir, dato che mi serviranno veramente tantissimo per fare truppe più forti per Clan War, ma soprattutto per andare ad attaccare altri villaggi. Cosa molto importante, sono entrato finalmente, lo possiamo vedere da qui, nella Lega Oro livello 3, così che praticamente ogni volta che vado a vincere uno scontro online guadagno 8000 di oro e 8000 di elisir. Al momento ho fatto in questo nuovo periodo di guerre 83 attacchi vinti e 7 difese vinte, con 1427 coppette all'attivo. Vorrei entrare quanto prima almeno nella Lega Oro 2 e fermarmi lì, perché poi sicuramente se vado a quella successiva saranno cavoli veri, perché almeno ogni vittoria sia di oro che di elisir saranno 11000 e quindi bella robetta. Altre cose, come vedete sto andando avanti nel frattempo con i miglioramenti legati al muro, sto cercando di portarlo tutto almeno a livello 6, così che ogni volta che sto facendo dei lavori e ho qualche 200.000, perché servirà ben 200.000 per portarlo a livello 7, farò quest'altro potenziamento al muro. Considerate che come punti vita non siamo neanche alla metà, quindi non oso immaginare quanto possano costare i pezzi di muro più avanti. Allora, abbiamo al momento 344.000 di oro e 277.000 di elisir. I cannoni li ho finiti tutti quanti a livello 8, quindi più di così non possiamo andare. Prossimi potenziamenti saranno, ne avevamo già parlato, i tre mortai centrali, quindi 8, 16, 24. E perché 24? Infatti, per arrivare a quella cifra sto aumentando un deposito di oro al livello 11, così arriviamo a 3 milioni di deposito oro, perché mi servirà soprattutto per il discorso delle mura. Le miniere le abbiamo terminate, adesso sto, come vedete qui, facendo la fabbrica degli incantesimi al livello 3, così avremo ancora due slot in più come capienza, quindi potremo avere più incantesimi per ogni attacco, ma soprattutto avremo finalmente la furia che ci permetterà di attaccare in maniera molto più veloce con i nostri soldati, che diventeranno molto ma molto più grandi. Discorso elisir nero, siamo arrivati a 3000, ci vorrà ancora un bel po' per arrivare a 10000, perché ne trovo veramente pochissimo di elisir nero quando attacco, e quindi per arrivare a 10000 il mio re barbaro ancora ci vuole un pochettino. Altre cosettine, abbiamo finalmente finito il volano, è finalmente finita la caserma nera, ma posso sbloccare al momento solamente lo sgherro, ma non lo voglio utilizzare perché mi consumerebbe l'elisir nero che sto mettendo da parte per il re barbaro. E poi sto potenziando al livello 3 la difesa aerea, così anche con quest'altra siamo messi bene. A 5.40 andrò a fare il prossimo potenziamento della difesa aerea, che è veramente fondamentale nel caso in cui ci attaccassero i draghi. Considerate che in questi giorni mi stanno attaccando solamente i draghi, e quindi è un gran bel casino, e dovremo anche andare a potenziare quindi il prima possibile le torri dell'arciere, che costano un bel po'. Nel laboratorio ho potenziato finalmente gli orchi, i giganti, quindi abbiamo barbari, giganti ed arcieri a livello 4. Vorrò potenziare quanto prima le guaritrici e le mongolfiere, che sono quelle che utilizzo di più, spaccamuro, stregoni e goblin che rubano praticamente l'elisir. Al momento non le ho ancora potenziate, poi fatemi sapere che cosa ne pensate, se devo continuare così o devo fare qualche altro potenziamento. Finalmente il costruttore ha finito, abbiamo la bellezza di 170 unità, quindi andiamo alla attacco subito online alla ricerca di qualche villaggio che ci possa dare belle soddisfazioni. Questo lo saltiamo perché c'è già un mortaio che difende il municipio, perché la mia idea è principalmente quella di andare a rubare risorse, ma soprattutto fare coppette 28 e 28 con 17. Questo sarebbe un villaggio che possiamo spaccare in un attimo, però 28.000 sinceramente un po' poco. Oh, 88 di oro e 293 di elisir, però c'è un bel re barbaro là davanti che ci blocca
l'entrata. Quindi direi di andare avanti alla ricerca di qualcosa di meglio. 85,94, questo non mi sembra affatto male, anche perché mi sembra che questo è da un bel po' che non vado a prendere le risorse, perché vedo che c'è infatti il discorso delle miniere piene. Quindi andiamo subito a fregarci tutti i soldi che ha lasciato nelle miniere questo caro amico, che ringrazio per avermi lasciato tutta questa bella robettina da poter utilizzare. Quindi andiamo a mettere un bel po' di arcieri, andiamo a prendere poi l'elisir da quest'altra parte, sbrighiamoci e mettiamo gli arcieri anche qui, che almeno ci difendono un po' i nostri amici mentre ci andiamo a fregare l'elisir. Perfetto, finito. Vediamo un po' se riusciamo ad arrivare almeno al 50% come danno complessivo, così almeno ci prendiamo anche qualche coppettina, che non farebbe male. 48% forse non ce la facciamo. Eccolo qua, il 50% è arrivato, così ci siamo fregati un bel po' di robetta e abbiamo preso praticamente anche qualche coppetta, che non è affatto male. Vedi, i barbari sono entrati, hanno spaccato anche il muro. Questo era abbastanza semplice, perché sto cercando di sprecare il meno possibile gli incantesimi e quindi l'elisir. 79.000 di oro e 68 di elisir normale. Quindi direi, dato che abbiamo 4,29, 4,29 volevo fare questo potenziamento da 168, quindi andiamo innanzitutto a potenziare ancora di più il muro da questa parte, perché è abbastanza indebolito. Dobbiamo fare 168, non lo posso fare di più, quindi solamente tre pezzi, così almeno quasi tutto il perimetro è terminato, e poi facciamo la parte interna e stiamo messi, secondo me, decisamente bene. Andiamo a fare quest'altro estrattore a livello 10, che così mi tiene occupato il costruttore per 4 giorni, perché la mia idea è tenere almeno 3 costruttori a fare le costruzioni per 3, 4, 5 giorni, così almeno praticamente stanno là. Gli altri due a rotazione praticamente li utilizzo, quelli che praticamente faccio costruzioni di un giorno, qualche ora, questi qua infatti un giorno, un giorno e un giorno, questa è a rotazione per fare potenziamenti più brevi. Quindi che ne so, un accampamento, un cannone, una palla. Infatti devo potenziare quanto prima, come vedete, le bombe, e le bombe giganti, quelle che praticamente poi richiedono solamente 6 ore, 2 ore. Quindi c'ho sempre dei costruttori che lavorano almeno 4-5 giorni ininterrottamente, mentre altri a rotazione fanno le costruzioni più piccole, così almeno sono ben coordinati, però nel frattempo riesco a rifare anche un ricircolo di risorse per fare appunto denaro ed elisire per i potenziamenti. Fatemi sapere che cosa ne pensate del mio villaggio allo stato attuale, e se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale, mettete un bel mi piace sul mio video, e ci vediamo con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale.